fronte di grosse modificazioni, forse più di stampo sociologico, noi crediamo che i genitori, le madri e i padri in realtà abbiano cercato nuove interpretazioni per riuscire a mettere in atto il compito così complicato che hanno davanti. Per esempio le mamme, che sono sempre state abitate da un codice materno che ha richiesto loro la vicinanza, l'attaccamento eccetera, le mamme moderne hanno inventato secondo noi la mamma avatar, una mamma che è in grado sin dalla primissima infanzia di riuscire a garantire una sorta di vicinanza simbolica al proprio cucciolo, al proprio bambino, nonostante i suoi mille impegni e il suo essere anche una donna lavoratrice, professionista e impegnata socialmente. Perché noi crediamo che sin dalla primissima infanzia la mamma, grazie alla tecnologia, riesce ad essere virtuale, grazie alla tecnologia e a un uso competente di sostituti materni, utilizzati come dei cloni, nonni, babysitter, asili nido, maestri di nuoto, danza e musica, vengono scelti, selezionati a suon di open day serratissime a cui la mamma si presenta, fa delle selezioni attentissime e poi sostanzialmente è vero che è al lavoro, ma li governa da lontano con un cellulare, con una programmazione attentissima, in realtà sa sempre cosa sta facendo il figlio, perché le persone che la sostituiscono non sono state scelte in base o all'insieme della delega, ma della sua rappresentatività, fanno quello che sostanzialmente la mamma gli ha detto di fare. E poi la sera magari vanno anche a prendersi un aperitivo, ma prima avranno mandato una mail al padre in cui gli avranno detto che deve mangiare la carne se ha mangiato carboidrati a scuola, oppure se deve ripassare, che il giorno dopo forse lo interrogano in geografia. È una mamma che veramente, come dire, nella seconda infanzia, poi quando il bambino non ha più bisogno di una presenza reale dei suoi cloni, dentro nella relazione madre-bambino, veramente a questo punto può virtualizzarsi la funzione materna e basta un cellulare e una connessione a internet e i due sono sempre collegati. Si cresce anche nella famiglia postmoderna, gli adolescenti sono organizzati invece per andare avanti nei loro compiti evolutivi, sono organizzati, non hanno nessuna intenzione di rimanere figli per sempre, di rimanere davanti allo specchio e attraverso meccanismi un po' complicati, un'adolescenza un po' più lunga, un po' più farraginosa, infine crescono. Certo, la vera sfida degli adulti, delle madri e dei padri è di capirci qualcosa di più perché adesso di questi adolescenti, perché adesso queste adolescenze sono davvero un po' diverse, loro non hanno ancora, come dire, i codici interpretativi giusti, quindi tocca un po' fare tutto agli adolescenti in questo momento. Noi ci auspichiamo, l'abbiamo detto nella relazione che abbiamo fatto al Festival della Mente, noi ci auspichiamo che madre e padre riescano a collaborare bene, soprattutto che la madre riesca lo stesso, anche se preoccupata, a fare un passo indietro di fronte a questi adolescenti che non, in qualche modo non comprende molto bene, lo stesso deve fare un passo indietro perché è l'età della separazione dalla madre e l'adolescenza, e che i padri riescano, come dire, a fare un passo avanti e ad accompagnare i ragazzi nel loro anche travagliato talvolta percorso. Dall'antropologia, dalla storia, riceviamo la notizia che si sono in realtà succeduti parecchi modelli familiari, poliginico, poliandrici, e che in qualche modo quindi il rapporto dei genitori con i figli ha avuto continue evoluzioni. A parte questo, se dobbiamo cercare di individuare qualche traccia, qualche elemento che possa permetterci di spiegare il futuro e quel che sta succedendo, forse è interessante vedere questo. Mentre in Occidente noi abbiamo una certa prevalenza di un codice femminile, e quindi anche, come dire, l'idea di una coppia più fluida e quindi l'idea anche di una minor figura di predominio paterno, in altre culture, per esempio in quella islamica, è come se ci fosse un grande ritorno della figura del padre. Padre, no? Anche di un padre normativo, di un padre severo, di un padre controllante. E credo che il futuro consisterà proprio nel giocare fra questi codici e nel vedere se queste diverse figure paterne, femminili, maschili riusciranno a trovare un compromesso adeguato.